Buonasera, ce l'ho fatta. E secondo giorno in 2 giorni di seguito, quindi non succederà mai più. Yes. E wrap up di settembre, ho anche tutti i libri che ho letto a settembre. È stato un po' macchinoso recuperare un po' i titoli perché non ho mai fatto un wrap up in vita mia, io semplicemente leggo e quello che arriva arriva. Ho sempre il raffreddore, quindi la mia voce è già nasale di mio perché ho un naso un po' schiacciato, però ultimamente è ancora peggio del solito. E questo è anche il motivo per cui probabilmente sto registrando più video, perché sono chiusa in casa a soffrire. Detto questo, prima di tutto, se non mi hai mai visto, io sono Morgana e questo qui è il mio diario di lettura. Sono un po' più contenuta e un po' più estetic su Instagram e TikTok, quindi ti invito a seguirmi lì perché sono molto più proud di quegli profili rispetto a YouTube, mentre su YouTube siamo un po' più struccati e senza filtri. Comunque, i libri di settembre, cioè che cosa ho letto a settembre? Un po' sono cartacei, quindi questi qua, però se mi seguite un minimo sapete che io amo leggere in digitale, quindi ho anche un po' di libri in digitale e qualcosina. Io cercherò di farvi vedere magari le copertine, però di mettervi in qualche modo anche la copertina del libro di cui sto parlando, così almeno è un po' più contestualizzato. E bando alle ciance, iniziamo. Allora, volevo. Tanto ho dei libri ancora in corso, quindi dei libri che ho iniziato a settembre, ma che mi porterò avanti anche per ottobre. Il primo in assoluto, cioè che l'ho iniziato tipo 2 giorni fa, è Così per sempre di Chiara Valerio. Yes, sono all'inizio inizio, e sono tipo a pagina 50, una roba del genere. Non ho capito bene di cosa si tratta. Non so se lo vedete, no, ovviamente no. La copertina, questa qui, questa qua col gatto, pubblicato da Einaudi. Lo stiamo leggendo col Book Club delle Gattare, che è un book club online che ho fondato io con un'altra ragazza che si chiama Martina In Giallo. Vi lascio sotto tutte le info se volete partecipare. Noi ogni mese scegliamo un libro a tema gatti, quindi con un gatto tra i protagonisti. E di solito cerchiamo di coinvolgere altri creator ogni mese. In questo caso abbiamo coinvolto Michelangelo, vi taggo anche lui qui sotto, che ci ha proposto questa lettura, che credo, perché sono veramente all'inizio, sia una sorta di retelling di Dracula ambientato a Roma, una cosa così potrebbe essere. Sto ancora entrando nel vivo della storia, sono un po' delusa perché se dopo 50 pagine ancora non ho capito di che cosa parla questo libro, già mi sto un po' irritando, però a parte questo, Chiara Valerio scrive benissimo, quindi in realtà premesse buone fino a un certo punto, vediamo. Poi sto ascoltando in audiolibro la storia di Elsa Morante. Yes, devo ricordarmi di mettervi le cose. Allora, io l'ho letto da Yaya Forte, se non mi sbaglio, benissimo, perché canta, fa il romanaccio, così. È un libro che aveva letto Andrea l'anno scorso, quando eravamo in montagna, e man mano me ne parlava, perché era particolarmente coinvolto dalla lettura. Io mi ero riproposta di iniziarlo, di leggerlo, insomma, di continuarlo, ma, insomma, tra una roba e l'altra non avevo mai iniziato. Poi era uscita la serie per la Rai, che noi abbiamo visto, e che mi aveva un po', diciamo, esaurito la voglia di leggere la storia di Elsa Morante, perché avevo visto appena la serie, che era fedelissima, era lunghissima, eccetera, eccetera, quindi avevo lasciato un po' correre. Se non che quest'estate ho fatto un po' di viaggi, trasferte, ho cercato di camminare di più, sto iniziando a correre, vabbè, quindi mi serviva un audiolibro lungo che mi desse un po' di compagnia per fare queste cose e ho detto perché non, insomma, visto che stava su Storytel, ho detto perché non iniziare la storia di Elsa Morante. Devo dire, pazzesco. Io di Elsa Morante ho letto L'isola di Arturo quando ero tipo al liceo, probabilmente mi ricordo che mi piacque tantissimo, probabilmente per ovvi motivi lo dovrei rileggere perché ormai sono passati più di 15 anni. E poi ho letto ancora di recente, probabilmente è un titolo che trovate nelle varie sfide, 7 libri in 7 giorni, Il piccolo manifesto dei comunisti, scritto proprio da lei. Nient'altro in realtà, quindi questa è la prima volta che riesco veramente ad entrare nel vivo della scrittura di Elsa Morante, che in realtà è molto pratica, cruda a tratti, però allo stesso tempo riesce ad utilizzare quei tre, quattro aggettivi così
specifici, così ficcanti da essere allo stesso tempo anche emotiva. Non so se mi sono spiegata, cioè di fatto lei parla coi fatti. I suoi libri non sono per niente non lo so, delle memorie emotive a cui, come siamo abituati ultimamente con tutti i vari memoir. No, lei è tutta trama e personaggi, tizio fa questo, tizio fa quest'altro, dice questo, quest'altro, quest'altro, ma allo stesso tempo siamo super dentro la testa dei suoi personaggi, di questa madre in subbuglio, eccetera, eccetera. Quindi, pazzesco, mi mancano tipo 4 ore di ascolto, che rispetto alle 24 totali direi che sono a un ottimo punto, quindi yes. E sempre in corso, che credo finirò in questi giorni, ho Malibu Rising, una roba del genere, Una notte a Malibu, Taylor Jenkins Reid, credo, che è l'autrice dei Sette mariti di Evelyn Hugo, un libro che tra l'altro è stato uno dei primissimi libri di cui ho parlato sui social. Mi ricordo che è stato forse il secondo titolo che ho portato su TikTok, perché io ho iniziato a blablare su TikTok, che mi vergognavo tantissimo, cioè non che adesso non mi vergogno, però boh, diciamo questo. E mi era piaciuto molto, e quindi ho deciso di leggere un altro titolo di questa autrice che non è proprio nella mia comfort zone, però lei riesce veramente a creare queste storie super cinematografiche, super un po' da serie televisive. Quindi abbiamo questa Malibu e due generazioni, quindi una nei giorni nostri e una ambientata negli anni 50-60, le cui storie ovviamente sono collegate perché avevo la storia dei genitori e dei figli, no? E con questo sfondo super, insomma, da ricconi sulle spiagge di Malibu, surfisti, eccetera. Quindi non lo so, è un po' come se stessimo guardando Osì, no? Però con degli spezzoni ambientati negli anni 50, quindi musica frappè, quell'immaginario lì. Mi sta piacendo per ora, anzi, sono anche un po' triste di averlo messo in pausa per leggere invece Così per sempre di Chiara Valerio, per il Book Club delle Gattare, ma il Book Club delle Gattare prima di qualsiasi altra cosa. Detto questo, ha un ritiro di lettura in Trento. Tino, sì, ho letto Eden di Oder Ava Olafsdottir. Io di questo libro vorrei parlarvi un po' meglio in un altro video dove ci sono anche le immagini del ritiro di lettura, ma chissà quando lo monterò quel video. Yay! Comunque, questo è un libro che mi ha regalato Andrea, e quindi un po' a scatola chiusa. Me l'ero portato perché credo che è proprio della dimensione perfetta per un weekend, quindi avevo a disposizione un weekend per iniziare e finire un libro e sono caduta su questo. In sostanza è la storia di questa traduttrice linguista super appassionata ovviamente della lingua islandese, perché lei è islandese come l'autrice, quindi questa protagonista è un po' l'alter ego dell'autrice. E questa passione per l'islandese è un po', diciamo, il riassunto della sua vita, quindi una passione per qualcosa destinato a scomparire, a morire, a non essere più parlato, ma che vale comunque la pena, per tutta una serie di motivi e di sfumature, combattere, cioè di tenere in vita fino alla morte, no? In tutto questo c'è la metafora si parla del cambiamento climatico, si parla del senso di colpa che lei, questo personaggio si porta dietro. Lei prende tantissimi aerei per andare ai convegni, no? E allo stesso tempo è consapevole che sta inquinando tantissimo. Allora dice: cosa faccio? Faccio una piantagione di alberi in Islanda. Quindi lei, per sanare questo suo senso di colpa ecologico, si mette a piantare alberi in un terreno che compra in Islanda, e ovviamente anche questa è un tipo di operazione non suicida, ma quasi quasi, perché comunque l'Islanda è un paese molto ostile per fare questo tipo di cose. E quindi c'è un intreccio di tutto questo, condito anche con un po' di glossario islandese, perché ci sono tantissime parole islandesi legate ovviamente al vento, anche qualcosa legato al cibo, però mi ricordo proprio che lei fa tutto un elenco di modi per dire vento, quindi vento più così si dice cos'ha, vento più cos'ha si dice così, e allo stesso tempo ci sono dei termini che in islandese non esistono oppure sono recentissimi, tipo cipolla, mi era rimasto impresso cipolla, che tra l'altro è stato anche un problema
perché nella Bibbia sono presenti le cipolle, chiedetemi dove, però sono presenti delle cipolle, quindi quando hanno dovuto tradurre la Bibbia in islandese si sono trovati super in difficoltà perché non c'era un termine per dire cipolla. Quindi tutto questo qui dentro e mi è piaciuto veramente tanto. Tra l'altro di quest'autrice c'è tantissimo e quindi mi sono segnata un po' di titoli che forse approfondirò più avanti. Poi, sempre a settembre e sempre a un ritiro di lettura, la settimana dopo, di fatto, ho letto il terzo volume dell'autobiografia in movimento di Deborah Levi, Bene immobile. Allora, questo, io non so più come dirvelo, che io sono innamorata di Deborah Levi, la finirò perché anche questo è il terzo e per ora ultimo volume, quindi non ve la tirerò più fuori chissà quante altre volte, però questo libro qua, questo terzo volume, è il più bello della trilogia perché veramente c'è questa riflessione su cosa sia la casa, cosa significhi comprare casa a un certo punto della propria vita e cosa risolve avere una casa propria. E così il tutto attraverso lo sguardo di Deborah Levi, che è insomma una confusionaria, un'itinerante, una viaggiatrice, così, e ha 60 anni. Cioè, io veramente, se invecchio così, raga, amatemi, perché è veramente obiettivo di vita. Nonostante i volumi dell'autobiografia in movimento siano scollegati tra di loro, quindi potenzialmente uno si può leggere prima uno, poi l'altro, io consiglio comunque di leggerli in sequenza, cioè di partire dal primo, che è cose che non volevo sapere, e proseguire poi per Il costo della vita, mi sembra, prendete con le pinze questi titoli, e poi finire con questo, semplicemente perché lei affronta varie tematiche che sono molto significative, viste poi in un'ottica di crescita, cioè in un'ottica di percorso, no? Quindi l'avere una casa è un po' la fine del percorso. Se iniziate da questo, ve lo godete lo stesso, però forse non avete una visione insieme, insomma, per quanto possa valere il mio parere. Detto ciò, tra i libri che ho letto c'è stato anche il libro delle sorelle di Amélie Nothomb, scrittrice anche lei, che vabbè, io piano piano vorrei leggere almeno 2 o 3 libri al mese di Amélie Nothomb, questo ve lo riesco a far vedere così, sì, poi cioè, se mi ricordo ve lo lascio qua. Una storia familiare molto semplice, però che tira fuori molto le tematiche di Amélie, quindi come i figli si leghino e sleghino i genitori e cosa i genitori capiscono dei figli. Ci ho trovato dentro molto anche di Anticrista, che è il suo libro che mi piace molto. Quindi ecco, ho letto anche questo libro di Amélie Nothomb, probabilmente in un giorno, come tutti i libri di Amélie Nothomb, insomma. Però vabbè, ne leggerò presto uno nuovo. Ma più interessante c'è stato anche Triste Tigre di Neige Sinnot, spero di averlo detto, vabbè, no, non lo dirò mai giusto. Comunque, un altro titolo di Neri Pozza che è stato, cioè l'avete visto sicuramente ovunque in libreria. E allora, questo forse ci restiamo un attimino, anche se non mi vorrei dilungare troppo, anche perché anche di questo vi voglio parlare in un video a parte che sempre chissà se monterò. E praticamente è l'elaborazione di un trauma ripetuto che l'autrice stessa ha dovuto subire durante la sua infanzia. Questo non è spoiler, è proprio il succo del libro. E lei praticamente è stata abusata dal suo patrigno per anni, non ha mai detto niente fino a un certo punto della sua vita. E lei in questo memoir cerca di capire perché non ha mai detto niente e come si è sentita riguardo nel silenzio e ora nell'esposizione. Come vengono rappresentati gli abusi infantili? Tipo nella letteratura c'è tutto uno spaccato su Nabokov, su Lolita, ovviamente. E come interiorizziamo noi queste immagini che ci arrivano dall'esterno? E soprattutto come deve essere una vittima? Perché lei non si sente vittima, no, quantomeno non è la vittima perfetta che siamo abituati a vedere al telegiornale, no? E c'è tantissimo, a me è piaciuto veramente molto e c'è anche questa figura un po' controversa di sua madre, perché sua madre non sospettava niente, non sapeva niente, viene a sapere di questa storia solo nel momento in cui lei fa questa denuncia, fa il processo, eccetera, eccetera. Però, nonostante questa macchina, no, anche mediatica sia stata messa in moto, lei continua a restare col suo marito, quindi col patrigno che ha abusato di sua figlia per un anno intero, perché non,
È come se fosse in uno stato proprio di torpore, no? E questa cosa mi ha colpito moltissimo, tanto più che è una storia vera e l'autrice ha voluto mettere questa cosa di sua madre nel libro, no? E fortissimo, se vi capita, leggetelo, non adatto forse a tutti gli stomaci, ma insomma sì. E, per il gruppo di lettura delle gattare, invece, il titolo di settembre era Il gatto e noi di Williamsburgh, Sborough, chissà, che praticamente è piccolissimo, invece, rispetto a quello di Chiara Valerio, questo l'avevo letto in un giorno. Il gatto e noi, non c'è molto da dire, io non conosco bene l'autore, nonostante sia un autore di cui vorrei molto approfondire, so che è molto amico di Bukowski, che è un altro gattaro, invece di Bukowski ho letto, per quanto riguarda la narrativa, quindi non la poesia, ho letto tutto, invece di poesia, insomma, ho qualcosa, però non è una roba che mi metto lì e leggo come se fosse spunto man mano. Però anche Bukowski era un gattaro, ha scritto tantissimo sui gatti e il fatto che uno dei suoi migliori amici, quindi il caro William, fosse anche lui un gattaro, me li fa immaginare al bar che parlano di gatti. Comunque, Il gatto in noi è una sorta di collage postumo, di tutte le riflessioni che questo autore ha fatto sui gatti. Molto carino, molto interessante. Se non conoscete l'autore, come me, forse è un po' inutile, quindi anche per quello che non l'ho apprezzato molto. Stavo cercando di capire se avevo altro in digitale da farvi vedere, ma mi sa di no. O meglio, sì, scusate, invece sì, a Lisbona il weekend scorso ho letto invece Lezioni di Chimica. Di questo mi avete scritto su Instagram che esiste una serie televisiva, io non lo sapevo, e quindi vorrei un sacco recuperare la serie televisiva perché il libro è stato super carino. Io l'avevo visto in libreria a caso, mi ispirava la copertina, mi dava l'impressione di essere un libro molto leggero, quindi che potevo leggere un po' in aereo, un po' comunque durante questi giorni a Lisbona, e infatti è stato proprio così, è la storia molto frizzantina di questo programma televisivo di cucina, però condotto da questa chimica, da questa scienziata donna negli anni 50, quindi figurarsi, e di tutte le conseguenze del caso. Lei è una madre single, che ha avuto una figlia fuori dal matrimonio con un uomo che però lei amava tantissimo, che purtroppo è morto. Quindi c'è tutta questa cosa, lei come viene vista come una mignotta, ovviamente in quegli anni come volete che fosse vista una donna, in più è una testa calda, e il tutto ovviamente in questo programma esplosivo, e c'è anche questa figura pazzesca di questo cane che praticamente sa tot, adesso non mi ricordo quante, però lei vuole testare quante parole riesce a imparare il suo cane, lui arriva a un numero assurdo, tipo 500 parole, che per un cane ovviamente sono tantissime, quindi c'è questo cane che capisce praticamente tutto, anzi forse in alcune scene anche più degli umani, come spesso accade. Molto carino, recupererò la serie televisiva perché ovviamente diciamo che come valore letterario è pure intrattenimento, ma ben venga la letteratura come intrattenimento. E a proposito di letteratura come intrattenimento, Dolly Alterton, avete presente l'amore? Io di questa autrice, quando esce un libro, me lo compro di base e insomma tendo a leggere un po' questo è il suo terzo, credo, sì. E lei è l'autrice di tutto quello che ho imparato sull'amore. E boh, allora, l'ho letto in aereo quando sono andata in Cina, quindi tra l'aereo di andata e l'aereo di ritorno, ho letto questo piccolo mattonazzo, ma non così impegnativo. Che dire, la cosa interessante è che per una volta in questo tipo di romanzo abbiamo un protagonista maschile, quindi io lo definisco questa letteratura chick-lit, credo si possa inglobare in questo tipo di mood, che è un po' il mood Il diavolo veste Prada, per capirci, quindi quelle di solito storie non d'amore, ma con tematiche d'amore intorno, crescita personale in una grande città, lavoro, eccetera, così amici che ti salvano, insomma, tutte queste tematiche qui. E qui appunto abbiamo un protagonista maschile per una volta che viene lasciato dalla fidanzata, lui non se ne capacita, entra in questo turbine di, insomma, crisi esistenziali. Lui fa il comico di professione, però ovviamente in un contesto del genere ti senti di far ridere la gente, puoi usare questa storia che ti è appena capitata, questa rottura per far ridere, chissà. Quindi è un po' questo.
Il vero peccato credo sia il fatto che abbiamo un punto di vista maschile in un genere che di solito non ammette punti di vista maschili, protagonisti maschili, però allo stesso tempo non è minimamente, insomma, non è minimamente valorizzata questa cosa. Pausa campane, pausa campane. Ci sono ancora un po' di campane, ma la parte finale, quindi così andiamo avanti. Altro libro che ho letto di ritorno dalla Cina, perché avevo appena finito quello di Dolly Alterton, è Il crollo di Francis Scott Fitzgerald. Voi sapete che io amo tantissimo i libricini così, perché sono proprio quelli che ti salvano dai momenti di noia, quando hai la colazione, il caffè al bar, l'oretta, l'attesa che l'amico fa ritardo, o appunto vai ti manca giusto mezz'ora di aereo e sei lì che dici: ma che cosa faccio in mezz'ora? Eccoci. È la raccolta di tre articoli che non mi ricordo dove, vabbè, li ha pubblicati su una rivista famosa che abbiamo anche in Italia, però in questo momento mi sfugge dove, e Fitzgerald parla della sua depressione. Niente di troppo approfondito, niente di troppo illuminante, però visto che Fitzgerald è un personaggione di cui ci interessiamo oltre che i suoi lavori, anche della sua figura, secondo me è molto interessante da avere. E tra l'altro, veramente una di quelle letture che potete aggiungere tranquillamente insomma, al vostro wrap-up mensile. Poi, sempre in Cina, infatti è distrutto, ho letto di Stefansson, Luce d'estate ed è subito notte. Allora, Stefansson è un autore islandese che io amo veramente, non ho letto tutto di suo, però ci sono veramente alcune robe tipo Paradiso e Inferno che avevo amato, ma anche Crepitio di stelle che avevo letto proprio in Islanda, quindi è così. Allora, la cosa che mi piace di Stefansson è che in realtà lui non è che racconta delle storie che hanno un inizio, una fine, una trama definita, ma ti parla dei personaggi che in qualche modo sono sempre bloccati all'interno di questa Islanda, di quest'isola ostile, che ovviamente, se l'avete capito, è un territorio che a me piace, ispira veramente, lo sento molto affine a come sono io. E quindi abbiamo queste sensazioni di, insomma, pescatori che vivono nel silenzio di tutto questo bianco, tutto questo silenzio, queste famiglie incastrate in questa terra da generazioni. Si parla anche del ruolo della musica, che spesso è di una compagnia estrema quando viviamo in questi contesti. Lui parla molto spesso, ovviamente, di Reykjavik, di Keflavik, insomma, dei suoi posti. E questo, no, cioè, non lo so. Stefansson, faccio anche fatica a parlare singolarmente di un singolo libro perché vedo veramente la sua opera come un tutt'uno. E in questo caso, Luce d'estate ed è subito notte, è tutto basato sul luce e la notte, no? Sul chiaro e lo scuro, sui personaggi che hanno una luce e un inevitabile buio, no? Cioè, cosa porta un personaggio ad essere illuminato, illuminante, e cosa invece lo porta nel baratro. Quindi è tutto così in un contesto dove luce e notte è, insomma, è molto marcato, no? In Islanda abbiamo questi giorni di luce infiniti e queste notti profonde che sembra che non sorga mai il sole. Quindi, insomma, se cercate quel tipo di atmosfere, questo è. Poi fa ridere che l'ho letto in Cina, che era tutto l'opposto di dove ero io, ma ok, do di dove era il libro, non dove ero io. Ultima lettura per settembre, un manga, un fumetto, e sto parlando di Gourmet di Masayuki Kusumi, disegni di Jiro Taniguchi. Speriamo. Eccoci. E allora, preso totalmente a caso, in uno dei miei bar caffetteria di fiducia, che è Mamusca Milano, perché me l'aveva consigliato il proprietario, ma non so neanche se l'avesse letto. E è molto carino, l'ho letto tranquillamente, proprio come riempitivo, quando non hai voglia proprio di buttarti sul libro. Ogni tanto un fumetto ci sta. E praticamente sono queste trasferte di lavoro di questo personaggio che ogni volta si ferma in un posto diverso a mangiare, un mangione, e ogni volta il piatto che ordina e nel posto dov'è gli scatena tutta una serie di pensieri, capisce delle cose del proprietario, del ristorante, eccetera, eccetera, eccetera. A volte magari mangia un piatto che non aveva mai mangiato e allora fa delle domande, a volte invece mangia una cosa che è abituato a mangiare e allora fa dei commenti su, insomma, un po' alla taverna di mezzanotte, mi ha ricordato molto quel mood lì.
Nulla da dire, direi. Però sì, questo se avete voglia di staccare o anche se avete voglia di tenervi una roba sul comodino da leggere perché sono tutti episodi da leggere una volta ogni tanto, per me è perfetto. Detto questo, queste erano le letture di settembre. Ci vediamo il mese prossimo. Io vorrei veramente che sia i book haul che i wrap up diventassero un appuntamento fisso, così come le mie occhiaie, ovviamente. Ma semplicemente perché... Sono una tipologia di video che io guardo molto negli altri e quindi vorrei farli anch'io, però poi non li faccio mai perché sono pigra, eccetera. Però possiamo farcela. Detto questo, grazie mille se sei arrivato fino qui e ti invito a seguirmi su Instagram e su TikTok e se ti va dimmi se hai letto qualcuno dei titoli che ti ho citato o anche se mi vuoi consigliare qualcosa, anzi forse è più utile questo che tutto il resto. Grazie mille, alla prossima, buona cena, perché io tra poco vado a cena.